ancora qui al mercatino dei bambini più grande d'Italia. Diamo un'occhiata alla prima bancarella, ragazzi. Qua c'è qualcosa di vintage già, interessante. Prezzi già segnati, quindi non possiamo sbagliare. Allora, benissimo, guardiamo qui cosa c'è di interessante, se c'è qualcosa che ci possiamo portare a casa e aggiungere nella nostra collezione, che è già abbastanza farcita dal video della prima parte. E ragazzi, io vi consiglio di andarla a vedere se non l'avete visto, perché abbiamo fatto tantissimi affari qui, veramente troppi. Continuiamo, sempre qualcosina di vintage, sempre qualcosina in generale, anche di giapponese comunque, che non è facile trovarlo qui nei mercatini dei bambini, nei mercatini dell'usato in generale, e anche se nella nostra a caccia d'affare ne abbiamo sempre prese poche di giapponesi, ne snobbiamo un pochino, male, dobbiamo migliorare. Poi abbiamo un bellissimo Cloyster vintage, vediamo se c'è magari qualcosina di vintage che ci può ispirare ancora di più. Per ora in questo album, oh bellissimo, gli artwork, raga, alcuni sono veramente pazzeschi. Scusate la qualità, però giustamente è buio e niente. Dobbiamo fare quella luce nature del cellulare. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, qui ci potrebbe essere qualcosa? No. Andiamo nell'altro album. Aspetta, no? Ok, sì, andiamo nell'altro album. Controlliamo qui, mi sa che ci sono roba come holo e reverse. Vediamo se magari troviamo qualche reverse che ci può interessare, qualche holo per completare il set. E in questo momento ancora niente. Vediamo se trovo. Bello, bello questo. Questo è molto bello, bello bello. Adesso chiediamo subito. Che prezzo fa questa? Questa 1,50€. 1,50€, ok. Posso guardarla? Diamo un'occhiata, ragazzi. Che bella, che bella. La prendiamo. Via, paghiamo. Oh, che colpo. Te la prendo quella, grazie mille. Grazie. Voilà, abbiamo preso anche una delle mie amate specie Delta. Stupenda, peccato un po' rovinata, ma bellissima. Ciao, posso guardare le carte Pokémon? Non sono di chi sono, scusate. Posso? Se hai quelle un po' più rare mi fai un favore. Qui abbiamo la seconda bancarella, ragazzi, con le carte. Bella questa, come spriluzzica. Andiamo a vedere. Oh, 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 qua un po' ammucchiate, un po' tante. È un video? Sì, stiamo facendo un video sul canale YouTube. Allora, mi dici come troviamo? Sì, certo, dopo ti do il bigliettino. Bello questo con lo stamped. Quanto la dai questa con lo stamped? Quanto questa con la stamped? 6 euro, è una ola. Non so perché non mi aveva detto uno che valeva, perché aveva questo, perché era... C'ha lo stamped, sì, perché è del... Box. Sì, esatto. Dai, per ora ci penso. Raichu? Ma è rovinatissimo. 50 centesimi, rovinatissimo. Fammi vedere, aspetta. È distrutto. No, no, scherzavo, troppo rovinato anche per me questa. Non la possiamo più salvare questa qui. Typhlosion? Allora, intanto te le metto da parte, poi nel caso parliamo, ok? Tanto di norma te le dovrei prendere. Allora, guardiamo qui se c'è qualcosa. Questa è una carta vagante, la lasciamo lì. Tra poco arrivo le carte vaganti. Ah, ok, ce ne sono altre di carte vaganti. Ah, ok, ok. Questa? È fake, sì, 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 è fake. Peccato, peccato, peccato. Questa? Guarda dietro. Va bene, va bene, vabbè, se me la dai una cavolata la prendo, per il piacere di Mew, è uno dei miei preferiti comunque. Dai, adesso mettiamo da parte allora intanto. Sì, sono un po' tritate, poi ci mettiamo d'accordo, magari facciamo un prezzo forfettario, dai. Bello anche l'Umbreon questo qua. Dove sono le carte? Ma quanto è decentrato? A bestia! Ah, è decentratissimo! Hai notato? Ah, io ho trovato un po' di carte vaganti e le ho messe qui nel lato, eh. Adesso controlliamo anche quelle. Carte vaganti. Carrellata di carte vaganti, queste piacciono. Ah, questa potrebbe essere interessante. Poi cosa ci potrebbe essere qui che ci potrebbe interessare? Bellino anche questa. Questa è firmata, assolutamente no. Bellina anche questa. Non fa niente. E bellina anche questa. Come ti dicevo, io Mew lo adoro. Adesso le metto da parte, poi nel caso ne parliamo. Ok. E anche questo Charizard. E allora, prezzo, quanto pensavi per tutte? 30. No. Allora, queste due abbiamo detto. Ma cos'è che mi fa alzare il prezzo così tanto? 22. Ok.
Cioè, secondo me è un po' tantino, ti dico la verità. Se mi fai 10 tutto io te lo prendo perché sono rovinate. Fammi vedere un attimo come sono messe, perché le ho viste veramente... No, questa per esempio è distrutta letteralmente. Bellissima ma distrutta. 13. Dai, 13. 13 tutto? Se mi dai anche il Raichu distrutto e il Charizard quello lì. È il Charizard. 15 facciamo col Charizard e il Raichu. No, il Charizard no. Ma perché quel Raichu è distruttissimo. Se mi aggiungi questo al Raichu facciamo 13. Questo è il Raichu. Dai, andata. Ok, guarda. Queste sono tutte quelle lì. Controlla se va tutto bene. E ti ringrazio. 20 a lei, signora. Ciao, grazie mille. Un altro ragazzino qui ci fa vedere le carte. Allora, facciamo così. Io mi fido. Mi tieni questo un attimo? Certo. Vediamo un attimo cosa abbiamo qui. Io, bisogna iscrivere e lasciare like. Chiaro. Chiaro. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa che ci può interessare. No, mi dispiace. Ti ringrazio. Gentilissimo. Ciao. Ciao. Ragazzi, anche qui belli affari, peccato questa che è veramente distrutta, ma quanto è bella, l'ho dovuta prendere, praticamente quasi gratis, quindi va bene. Ultima bancarella di questo mercatino dei bambini dell'usato, infinito, veramente gigantesco. Andiamo a vedere quest'ultima bancarella, ragazzi, finalmente siamo arrivati e qui siamo anche sotto luce, quindi riusciamo a vedere anche abbastanza bene. E diamo un'occhiata, qui abbiamo tutte le baby shine, raga. Queste so che a qualcuno di voi interessano, anzi un sacco di gente ci ha chiesto di baby shiny, ma noi le abbiamo terminate tutte. Ganger, madonna, quanto è bello. Aspetta che mi tolgo, scusami. Ecco qua. Poi vediamo se c'è qualcosa dove possiamo fare un affare, qualcosa che ci può interessare particolarmente. Innanzitutto per ora, grazie, per ora le EX regole. Ecco, queste andiamo nel mio campo, raga. Queste andiamo nel mio campo. Io TG e AR vado matto. Proviamo. Bellissimo, incredibile. Quanto il Greninja? 15, ci sta il promo. Bello, bello, molto bello. Proviamo a vedere se troviamo anche qualcos'altro che ci potrebbe interessare. Magari possiamo proporre uno scambio con le carte che abbiamo comprato. No, scherzo, quelle me le porto a casa ovviamente. Allora, poi abbiamo qui comunque prodotti anche Sealed. Lì la gradata di Pikachu, ne abbiamo trovata un'altra al mercatino gradata. Altri prodotti Sealed, bustine e quant'altro. E le carte singole lì. Vediamo qua, andiamo a vedere sempre qui. Abbiamo, anche questo è interessante, tra Alternative e roba di Zenith in generale, molto bellina. Queste, stiamo parlando di robe un po' più complesse, non soft per niente. Si vede? Belle. 151, tutti a casa il 151, noi l'abbiamo terminato appena uscito praticamente. Mamma, ecco tutte le R. Queste sono incredibili, raga. Incredibili. Assurde. Guarda il Gastly quanto è bello. Bello, un bel po'. Solo che, raga, ho speso già una barca di soldi. Questa è una delle mie carte preferite in assoluto. Ma anche questa. Questa l'abbiamo pullata nella live, ragazzi, che se non avete visto andatela a vedere. Molto molto bella, la volevo, abbiamo comprato quei box apposta. Poi vabbè, l'alternative di Sylveon di evoluzione etere, comunque bello fornito, c'è il mondo veramente qui, incredibile. Però qui l'affare è complesso, ma magari si riesce a fare lo stesso. Controlliamo intanto, andiamo avanti. Oh, ci sono anche Zap. Sì, AR Zap ne hai? Forse quest'altro. Ok, allora ci spostiamo in quello. Che le R mi piacciono, le preferisco di gran lunga Zap. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare qualcosa di AR giapponese, tipo appunto quel Gastly che in giapponese è atomico, raga. Comunque, prima o poi farò un mio album di tutte AR, solo Zap. Qui abbiamo le P. E ragazzi, andiamo avanti e vediamo se troviamo quelle AR giapponesi. Se riusciamo a trovare, mi sento qualcuno dietro. Vediamo un po', vediamo un po'. Qui torniamo alle baby shine, ragazzi, mi interessano queste. Bellissime queste di Zenith. Assurde. Qui c'è qualcosa? Sì, ma sono R normali, italiane. Vediamo. Oh, Detective Pikachu. Completato. Belle, il Delta Specie, queste due. Le due Delta Specie quanto stanno? Kingdra e... La posso tirar fuori? Sì, guarda. Qua c'è la colla. Mi sa che è tipo colla. Quanto me le fai tutte e due? 5 tutte e due, te le prendo. Ci sta? Sì, io. Va bene, dai. Ok.
A posto, ti ringrazio. Ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie. Raga, questo era il mercatino più grande dei bambini d'Italia. Quindi lascia like, commenta e ci vediamo in un prossimo mercatino. Ciao!